Credo di non sbagliare se il 90% delle persone che vanno in palestra lo fanno perché vogliono essere più belle nude. La domanda che spesso mi fanno è: Krav Maga fa dimagrire? Ok, ci arriviamo in un attimo. Spiego prima due cose. Parlando di attività fisiche, uno dei maggiori problemi per cui le persone non raggiungono questo risultato, malgrado alle volte si impegnino anche molto, è perché manca la concezione di come veramente si migliora dal punto di vista fisico. Uno dei maggiori errori è lavorare sulla restrizione calorica senza farsi seguire, quindi tagliando le calorie semplicemente, e fare degli allenamenti che magari da un certo punto di vista fanno anche perdere molte calorie, ma sono per la persona noiosi o non appaganti o non gratificanti. Che cosa succede? Il nostro corpo è fatto per rimanere in equilibrio e soprattutto è stato progettato per sopravvivere a situazioni di carestia. Quindi quando voi gli togliete le calorie e quando lo fate lavorare in un senso che viene percepito come inutile, prima o poi il corpo e la mente cominceranno a fare una resistenza a cui sarà sempre più difficile tenere testa. E che cosa succede? Indovina un po' quello che succede a tantissime persone. Alla fine arriva lo sgarro, alla fine salti un giorno di palestra, poi due, poi tre e ti ritrovi che sei al punto di partenza e spesso addirittura peggio di prima. Ora, qual è la soluzione? La soluzione è chiaramente lavorare con impegno e affidarsi a dei professionisti, ma soprattutto trovare A, un piano alimentare che abbia un senso e di lunga durata, quindi non una cosa a breve termine che ti ammazza e poi riprendi le vecchie abitudini, qualcosa che ti faccia abituare a un nuovo modo di mangiare e approcciarti all'alimentazione, e un'attività che sia divertente, che ti piaccia, che ti entusiasmi, che quindi tocchi sia l'aspetto emotivo che l'aspetto mentale, che è poi quello che farà durare l'attività nel lungo periodo. Il Krav Maga fa dimagrire, quindi? Sì, se ti piace fare Krav Maga, sarai costante, ti divertirai nel farlo e avrai un'attività che spinge il tuo corpo ad andare oltre quello che è il livello minimo, quello che uno tiene se fa un'attività che non gli piace. Per cui, parlando per risultati, Krav Maga ti fa dimagrire? Sì, certo, ti fa dimagrire, se ti piace e se lo continui. E se ti piace e se lo continui, alla fine dimentichi che l'hai iniziato magari per dimagrire.